Svolgerò la mia breve riflessione attraverso soprattutto un concetto essenziale. Questo concetto mi viene da un dato che ho letto la settimana scorsa, che è uscito rispetto alle consuete ricerche demoscopiche fatte a livello europeo dall'Eurobarometro. L'Eurobarometro è quella, come tutti sappiamo, quella fondamentale quantità di dati che ci racconta a livello di tutti i paesi europei come vediamo ciò che capita in Europa. E per la prima volta nella storia europea, la settimana scorsa, il dato è stato secondo me colpevolmente sottovalutato dall'attenzione del nostro paese, in Italia c'è stato un sorpasso tra coloro che guardano negativamente all'Europa rispetto a coloro che guardano positivamente all'Europa. Questo dato è tanto più clamoroso se viene da un paese, il nostro, che è tradizionalmente sempre stato uno dei pilastri dell'euroentusiasmo e della costruzione europea. Ma evidentemente non si deve guardare a un dato di questo genere maledicendo i numeri, come intanto viene fatto. I numeri sono obiettivi, se questi numeri dicono delle cose come quelle, vuol dire che nel nostro paese in particolare l'attenzione rispetto a quanto sta accadendo in Europa e il nostro essere in Europa è considerato e va considerato con punti di criticità. Anche perché non è soltanto il nostro paese che vive una situazione di questo genere, ma è una situazione purtroppo assai diffusa nel continente. E allora se è così, e in questo senso penso che, anche se non ci eravamo messi d'accordo, ma la conseguenza logica per quello che abbiamo ascoltato adesso, quello che cercherò di dire è assolutamente stretta e netta, voglio proprio qui cercare invece di fare una, ripeto, breve riflessione in cui porterò alcuni argomenti che cerchino di dire perché invece soprattutto noi e soprattutto noi italiani dobbiamo cercare di riflettere e di estendere gli argomenti a favore del seguente concetto. È vero che la barca europea è una barca che ha molti limiti, è vero che in questa barca europea tante cose non vanno bene, ma se guardiamo il nostro, se alziamo il nostro sguardo nel mondo e guardiamo al mondo, dobbiamo renderci conto che la barca europea è l'unica che noi abbiamo per stare nel mondo. Alternative nel mondo globalizzato non ne abbiamo. E se è così, questa nostra straordinaria parte europea, dobbiamo migliorarla, non dobbiamo affondarla. L'idea che segare il fondo della barca europea possa portarci dei vantaggi o dei vantaggi positivi è un'idea che è assolutamente sbagliata, cercherò di confutarla qua, cercherò soprattutto di dire che è possibile migliorarla, ma assolutamente dobbiamo sapere che il nostro futuro passa attraverso innanzitutto in un momento come questo cercare di far passare proprio la transizione tra le due fasi dell'europeismo. C'è stata una prima grande fase dell'europeismo, lo si percepiva anche in parte della relazione, della lezione che abbiamo appena ascoltato. Era la fase che potrei per sintesi, per esigenze di brevità, sintetizzare così. Quell'immagine straordinariamente intensa dei due grandi presidenti, cancelliere tedesco Kohl e il presidente francese Mitterrand, che si tengono mano nella mano nel cimitero di Verdun. Lì sotto, sotto di loro, in quella terra che loro stanno calpestando, milioni, letteralmente milioni e milioni di francesi, di tedeschi, di europei, si erano uccisi vicendevolmente per guadagnare qualche metro, qualche centinaia di metri di una frontiera che oggi non esiste più. Oggi la passiamo senza nemmeno renderci conto che l'abbiamo attraversata. Quella è l'immagine della nascita e dei primi 40 anni della storia europea. Abbiamo fatto quello innanzitutto per evitare che si chiudesse. Oggi abbiamo di fronte un altro obiettivo, di fronte a tante generazioni che non hanno vissuto quella vicenda, che non hanno nemmeno il racconto dei propri genitori di quella vicenda. Noi dobbiamo costruire oggi l'Europa con una motivazione nuova che ci consenta di far
crescere l'idea europeista e faccia crescere anche noi italiani l'idea che quello è il nostro futuro, perché è utile e ci conviene quel che è il futuro. Perché è l'unico modo col quale il professore ha appena detto un concetto che è essenziale alla mente critica, è europea. I valori che stanno dietro alla mente critica sono i valori europei. Se noi vogliamo nel mondo far sì che i valori europei abbiano ancora una forza, noi quei valori europei dobbiamo renderli ascoltabili, forti. Quindi a partire da una Unione Europea effettivamente unita dobbiamo rendere i valori che riescano a passare. In un mondo che oggi ha tre contraddizioni, le cito per titoli, ognuna di queste potrebbe portare a lunghi approfondimenti che non è il caso di fare, tre contraddizioni che rendono tutto più complicato. La prima contraddizione: nessuno, tranne pochi, ma diciamo la stragrande maggioranza di noi, avrebbe mai immaginato la rapidità dell'innovazione e del cambiamento che stiamo vivendo. Non facciamo a tempo ad abituarci a un grado di innovazione che siamo già al grado di innovazione successiva. 16 milioni erano gli utenti di internet nei primi anni 90, 20 anni dopo sono diventati 2 miliardi e mezzo, in 20 anni, una trasformazione che nel mondo non era mai capitata, in tempi così stretti. E tutti sappiamo che questo tipo di cambiamento porta a disintermediazioni che modificano il modo di fare banca, il modo di fare assicurazione, il modo di fare giornalismo, mestieri che erano considerati fermi, sicuri, il cosiddetto posto fisso. Quante volte abbiamo sentito dirci quello è il posto con il quale vivrai per tutta la vita? Sono mestieri che cambiano per via del cambiamento tecnologico. Un'accelerazione che tante volte fa dire a molte generazioni e a molte parti del nostro paese, non soltanto del nostro paese, quella famosa frase del tipo fermate il treno che voglio scendere, perché è una velocità che non riesco a vivere nel modo giusto. Eppure questa velocità oggi è una velocità che invece ci può dare grandi, grandissime opportunità. Penso, e lo dico apposta in un territorio come questo, l'innovazione tecnologica sconvolge le gerarchie acquisite e l'innovazione tecnologica, sconvolgendo le gerarchie acquisite, può dare grandi opportunità a chi ci mette intelligenza, qualità e che quindi, partendo alla pari con gli altri, grazie all'innovazione tecnologica può farcela a prescindere da quali sono le gerarchie ereditate nel passato. Quindi grandi possibilità, se però la viviamo e la gestiamo sapendo che la fatica di tutti a stare in questa dimensione è una fatica oggettiva e complessa. La seconda grande contraddizione: viviamo tutti problemi globali, in fondo discutiamo degli stessi problemi, ne discutiamo in Italia, ne discutiamo in Spagna, ne discutiamo in Francia, discutiamo degli stessi problemi. Eppure le sedi nelle quali discutiamo di quei problemi sono tutte sedi nelle quali la rappresentanza globale non c'è e la rappresentanza è tutta nazionale. Tutti i rappresentanti nazionali che discutono di sé in sé in cui il problema sul tavolo è globale. Con questo cosa voglio dire? Che in un certo senso lo Stato-Nazione sarebbe assurdo. Con questo però voglio dire che se noi costruiamo luoghi nei quali il problema globale trova risposte globali, noi non ce la avremo mai. L'agenda nazionale è l'agenda di leader politici che devono essere rieletti in patria e che quindi hanno una constituency che li legittima, che è quella nazionale. Non so chiedere a leader politici che hanno una constituency nazionale di farsi carico di un'agenda globale. Sarebbe quasi chiedere di fare il suicidio politico, come diceva Churchill. Il suicidio politico è il peggiore dei suicidi possibili perché sei anche costretto ad avere le conseguenze del tuo atto. Ma il tema di fondo rispetto alla questione dell'agenda globale, della rappresentanza nazionale, è un tema oggi fortissimo e vale in Europa, innanzitutto. Se non ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di rendere più forti le istituzioni europee, perché la rappresentanza dell'agenda che tutti insieme gestiamo, pensiamo soltanto, ne cito soltanto due, che sono i temi di cui parliamo di più nella vita domestica e parliamo di meno nell'agenda politica istituzionale. Il tema del cambiamento climatico, i cambiamenti che questo comporta, il tema dell'immigrazione.
Qualcuno pensa ragionevolmente che due temi come questi possano essere risolti con politiche nazionali. Sappiamo tutti benissimo che non ha alcun senso una cosa di questo genere. Eppure continuiamo a vivere con una rappresentanza ipernazionale dentro luoghi nei quali deve essere l'agenda globale e quindi rappresentanze democratiche locali a trovare soluzioni. E la terza contraddizione è che cresce il benessere, perché oggettivamente è così, e crescono le disuguaglianze. E la crescita del benessere, la crescita delle disuguaglianze crea la situazione di spaesamento che oggi è una delle caratteristiche del nostro tempo, nelle nostre regioni, nelle nostre comunità, ma in Europa in complesso. Questo a maggior ragione in questi tempi in cui l'austerità ovviamente ha portato i dati che tutti sappiamo. Allora, se è così, noi abbiamo davanti oggi una, in Europa una grande occasione, nasce oggi una nuova commissione, comincia un lavoro, avrà 5 anni di tempo davanti, ha una forte legittimazione, perché come tutti sappiamo questa commissione europea è stata una commissione che ha avuto da parte non soltanto del Consiglio europeo e del Parlamento europeo la legittimazione, ma ha avuto in qualche modo una prima forma di collegamento con il voto dei cittadini, dei candidati presidenti della Commissione, quello che è candidato. È un primo punto, poco sicuramente, però sicuramente un primo punto sul quale investire. E questa Commissione ha fatto una promessa importante, secondo me dobbiamo spingere perché questa promessa si realizzi. Dopo tanto tempo un piano di investimenti in Europa, 300 miliardi di euro di cui il Presidente Juncker ha parlato, che dovranno essere investimenti che a mio avviso devono andare in parte anche al mondo della ricerca e dell'istruzione a livello europeo. Ed è qui la proposta che da qui voglio fare. Bisogna che di questi 300 miliardi di euro non sia solamente la parte infrastrutture, che pure è tanto importante, infrastrutture materiali, a essere destinatari di questi. Bisogna che ci sia un grande sollevamento, un grande movimento a livello globale europeo, perché una parte di queste risorse sia dedicata all'istruzione, alla cultura, alla ricerca, a livello europeo e ovviamente coinvolgendo i nostri territori. Un esempio per tutti, credo che sia venuto il momento di estendere e rafforzare il progetto Erasmus e di portarlo per esempio alla scuola media superiore, in modo forte e significativo, far fare a ragazzi di 16-17 anni un'esperienza breve ma significativa all'estero rappresenta sicuramente una grande possibilità per insegnargli che il mondo globale, per insegnargli anche poi a tornare a casa e non considerare come purtroppo oggi capita un biglietto di sola andata il muoverci verso altri paesi europei. Questo rappresenta uno dei tanti temi, di tempo non ne approfondisco altro, ma sapendo che attorno a buona parte di queste idee noi dobbiamo sviluppare un racconto oggi diverso di che cos'è l'Europa, un racconto di che cos'è l'Europa che parta dalla responsabilità di ognuno di noi. Se è vero che l'Europa è l'unica barca che ci consentirà di sopravvivere al grande mare della globalizzazione, dirò alla fine perché, se questo è vero, se questa è l'unica barca che noi abbiamo, noi allora dobbiamo sapere che se scarichiamo su questa barca tutte le responsabilità di cui dobbiamo fare, se facciamo uno scaricabarile continuo, anche sulle responsabilità che sono invece locali o nazionali, diciamo che è tutto colpa dell'Europa, perché l'Europa in fondo è un vago, generico, globale, facile colpevole, perché è difficile individuare chi, come. In generale capo espiatorio al quale è facile poi scaricare tutte le responsabilità, non ci rendiamo conto che manchiamo per esempio di una cosa fondamentale, e cioè di quel racconto oggi secondo me essenziale con il quale dobbiamo sostituire, o meglio affiancare, perché non dobbiamo mai sostituirlo, l'immagine di Mitterrand e Kohl a Verdun, e la dobbiamo affiancare con altre immagini che sono le immagini dell'opportunità, delle opportunità che l'Europa dà oggi a tutti noi, che dà ai nostri giovani. Per esempio a me capita ogni tanto di dirlo ai più giovani, di raccontare molto banalmente che non essendo io una persona diciamo particolarmente age, però mi trovo ad aver fatto gli studi prima e gli studi universitari prima che venissero applicate le regole del mercato unico.
le regole del mercato unico, dell'atto unico europeo, che hanno avuto tante conseguenze, hanno portato la libera circolazione dei calciatori attraverso la presidenza bosniaca in tutta Europa, ma hanno per esempio consentito di fare quello che oggi ognuno di noi fa normalmente, e lo fanno i professori, lo fanno gli studenti, lo fanno coloro che hanno un stipendio che lo consente, e lo faranno coloro che non hanno questo stipendio così significativo. Ci ha consentito oggi di essere noi consumatori avvantaggiati rispetto a grandi occasioni e grandi libertà. Chi oggi vede la possibilità di prendere da Roma, da Napoli, da Pescara un volo low cost per andare a Bruxelles, a Londra, a Parigi, una cosa di cui ringraziare la lungimiranza di nessuno, lo prendiamo, lo diamo per scontato, è considerato una cosa assolutamente che fa parte della normalità della nostra vita. Per la mia generazione non era così, e se è stato così, è stato così grazie alle scelte che l'Europa sta. Potrei citare tanti temi, ma devo chiudere. Uno di questi è per esempio il tema del debito. Tutti giustamente critichiamo la comunità, c'è bisogno di un'Europa e di una politica che non sia, che sia diversa, che sia puntata sulla crescita. Ma la crescita un paese come il nostro deve farla senza fare i suoi debiti, perché i debiti purtroppo nel passato ne abbiamo fatti troppo. E i debiti si sono fatti finché non era grande l'Europa che dice che dovevamo fare più debiti. È un fatto negativo che l'Europa ci dica che non dobbiamo fare più debiti. Guardiamo la tendenza della crescita del nostro debito pubblico negli anni 70 e 80 e immaginassimo una continuazione di quella curva senza pensare che poi a un certo punto è intervenuta l'Europa e ha detto ma basta. E noi oggi abbiamo un debito del 300% probabilmente. Oggi abbiamo un debito che è fermo in termini di numero relativo, non di numero assoluto, a quella cifra attorno al 125-130% del 92-93-94, perché l'Europa ha bloccato tutto questo. Cito questo tema che è sicuramente il più controverso, quello che non fa assolutamente piacere né dire né ascoltarsi, ma è il tema rispetto al quale anche sul tema più controverso, forse una riflessione diversa sull'Europa dovremmo farla. Ma faccio un'altra questione ancora, l'euro, la cosa più controversa e più impopolare che ci possa essere, ma abbiamo mai riflettuto. Tutti noi che critichiamo quotidianamente l'euro, cosa sarebbe l'Italia se in tempo di crisi finanziaria post Lehman Brothers avessimo avuto la lira? Lo dico a tutti coloro che pensano e teorizzano che si possa tranquillamente ritornare alla lira. Beh, io non ho alcun dubbio, la crisi che è arrivata dagli Stati Uniti, una crisi del debito privato, che poi in Europa si trasforma in una crisi anche dei debiti sovrani, è stata una crisi che avrebbe probabilmente obbligato l'Italia a raggiungere l'Argentina dal punto di vista del percorso di scelte, diciamo, di bilancio, che poi se di vuole sono stati non in grado di fare. E la cosa riguarda l'Italia, ma riguarda anche tutti gli altri paesi dal momento deboli che fanno parte dell'euro e dell'Europa. Cito questo tema perché invece lo sport nazionale che pare di scaricare tutte le colpe sull'euro è uno sport che dovrebbe tener conto anche di questa considerazione. E l'ultimo, il penultimo, scusate, concetto che voglio descrivere, anche questo su una cosa molto impopolare. Quante parole contro l'allargamento dell'Unione Europea abbiamo sentito in questi anni? Quante parole contro l'ingresso di nuovi paesi dell'Europa centrale? Anche qui vorrei che riflettessimo sul seguente tema. Abbiamo visto cosa è successo quest'anno sull'Ucraina, abbiamo visto cosa è cambiato, il cambiamento del atteggiamento della Russia, il cambiamento geopolitico globale. La mia domanda è, se non avessimo fatto la scelta lungimirante dell'allargamento a est, oggi con la nuova Russia, cosa sarebbe l'Europa? Cosa sarebbero i paesi che uscirono dalla vecchia realtà dell'impero sovietico e che oggi sono l'Europa? Oggi il Presidente del Consiglio Europeo prenderà tra qualche giorno funzione
è un po' l'altro. La Lituania ha tenuto la presidenza semestrale nel semestre della fine dell'anno scorso. E sono fatti straordinari. Noi europei siamo riusciti ad allargare e a creare una dimensione che oggi torna utile e fondamentale. E qui cito una frase che qualche volta ho sentito dall'allora presidente della Commissione Romano Prodi, che raccontava quando parlava di allargamento in quei paesi, nel Parlamento inglese, raccontava in particolare questo episodio, nel quale prima dell'ingresso dell'Unione Europea ascoltava un parlamentare, un deputato, rappresentante della minoranza rumena nel Parlamento inglese, e rispetto a quello che lui diceva di tutte le cose positive che l'Europa aveva portato, questo deputato, rappresentante di questa minoranza, gli diceva: guarda, per noi c'è un argomento che è quello più forte di tutti, e lo dico perché mi è sembrato molto diciamo conseguente rispetto alle parole solamente critiche che abbiamo sentito. Noi vogliamo l'Europa perché è l'unica costruzione al mondo che è un'unione di minoranze. E se ci riflettiamo bene, è la grandezza dell'Europa, della costruzione europea. Non è stata una maggioranza come in campi di tutte le realtà statuali che ha integrato minoranze. Sono tante minoranze che si sono trovate d'accordo sul convivere, sullo stare insieme. Questo in fondo è un valore fondamentale. L'idea della minoranza è l'idea della tolleranza, è l'idea in fondo anche della mente critica. E l'ultimo concetto è quello legato al fatto che l'Europa ci ha portato a un'attenzione diversa sulle aree svantaggiate dei diversi paesi. Anche qui lo diamo per scontato, vediamo sempre per scontato che questi temi siano ovvi. Ma se vogliamo fare due conti, ci diciamo quanto l'Europa ci ha dato in termini di impegno di fondi strutturali europei e quanto per l'impegno, l'impegno che vuol dire soldi e vuol dire l'aver spostato risorse dai nord ai sud dei diversi paesi europei, in alcuni casi l'opposto, in Finlandia sono soldi che dal sud vanno al nord, come è ovvio che sia, ma tutto questo ci ha dato, li abbiamo usati male, ma è colpa dell'Europa se li abbiamo usati male. Io anche su questo vorrei che le riflessioni che noi facessimo fossero riflessioni un pochino più attente, come quando sento parlare e criticare la burocrazia europea. E mi dico francamente che forse sarebbe bene che lasciassimo agli svedesi, agli austriaci, di criticare l'Europa dal punto di vista della burocrazia, che siamo noi italiani a criticare l'Europa dal punto di vista della burocrazia, a me sembra sinceramente un po' forte. Tutti argomenti, e tutti argomenti che mi spingono a dire che l'Italia deve continuare ad essere il paese invece che riesce a rendere l'Europa diversa e migliore, che riconosce le difficoltà. Oggi per esempio una delle difficoltà è che per responsabilità varie in Europa il rischio di una forte, quasi egemonica presenza tedesca è in principio una situazione che è oggettiva, ma anche qui da cosa dipende? Forse dipende dal fatto che tutti noi dobbiamo avere un impegno maggiore, costruttivo, positivo e creare un maggiore equilibrio lì dentro. Allora, se è così, la mia conclusione a favore di un'Italia sempre più protagonista in Europa e soprattutto di un muoverci perché attorno a questi temi critichiamo, perché la mente critica è la base di tutto, ma siamo in grado soprattutto di cogliere quell'obiettivo di fondo. L'Europa da migliorare, perché l'Europa è il nostro obiettivo. Ci sono soltanto due cifre che a me colpiscono sempre molto. La prima, fra qualche non molti anni, lo sappiamo che l'Unione Europea ha circa 500 milioni di abitanti, a me colpisce sempre leggere nelle statistiche demografiche che un paese come la Nigeria avrà tanti abitanti quanto ne ha l'Europa oggi. Un unico paese. Questo per dire quanto noi, che consideriamo noi stessi il centro del mondo, consideriamo noi italiani e noi europei ci consideriamo il centro del mondo, non ci rendiamo conto di come il mondo sta cambiando e di quali conseguenze questo comporta per le scelte che noi stessi dobbiamo fare. E l'altra cifra, forse più importante, è quella del fatto che l'anno 2016 sarà un anno nel quale vedremo per la prima volta il sorpasso tra i pesi di due mondi nell'economia mondiale. L'economia mondiale sarà
dominata dall'Occidente. L'Occidente, diciamo, Europa e Stati Uniti, per semplificare. Europa e Stati Uniti, 20 anni fa, nel 1994, Europa e Stati Uniti rappresentavano quasi la metà, il 45% dell'economia mondiale, Europa e Stati Uniti. In quello stesso 94, i famosi BRIC, Brasile, Russia, India e Cina rappresentavano il 17%. Nel 94, il 45% eravamo noi, occidentali, il 17% erano loro. Nel 2016 avverrà il sorpasso, 32 e 32. E questo sorpasso vuol dire che ovviamente la tendenza è una tendenza in cui caliamo noi e crescono loro. Cosa vuol dire questo? È molto semplice. Vuol dire che noi dobbiamo modificare il nostro modo di essere, dobbiamo puntare a una crescita più intelligente, ma soprattutto dobbiamo porci un problema rispetto ai nostri figli. E questa è la conclusione che voglio svolgere qui. In uno degli Atenei mi ha fatto molto piacere l'invito che il rettore Palmieri mi ha fatto, mi ha molto molto colpito quello che ho visto oggi qui, ero già venuto in Ateneo, quindi ho visto l'evoluzione, lo sviluppo, quindi il mio è un bocca al lupo, un augurio sincero a tutti i protagonisti di questo anno accademico, e naturalmente colgo l'occasione per la presenza di tanti importanti rettori di altre università italiane per incoraggiarli e spingerli nonostante tutte le difficoltà, perché la loro e la vostra missione è una missione fondamentale, perché i nostri studenti valgono l'impegno che voi state mettendo e che noi stiamo tutti cercando di mettere. Allora, se il concetto è quello, ripartiamo dai nostri figli e quindi dai nostri studenti. Quale sarà tra 30 anni l'Italia e l'Europa nella quale vivranno? Ci abbiamo mai riflettuto? Con queste cifre e con questi cambiamenti non sarà un'Italia e un'Europa come la nostra o leggermente diversa, perché i cambiamenti trasformano molto più rapidamente di quanto eravamo abituati noi rispetto a prima. Quindi molto della loro vita dipenderà dalle scelte che faremo oggi, che saranno un'Italia e un'Europa diversa a seconda di che cosa decidiamo di fare. Ecco perché più integrazione europea e una migliore integrazione europea è l'unico modo perché quei valori che noi amiamo, perché sono i valori europei con i quali la democrazia, la libertà, i valori che valgono anche cose concrete, l'attenzione al paesaggio, l'attenzione all'ambiente, i diritti dei lavoratori, tutte cose che noi viviamo come scontate e in un certo modo. Il mondo, ormai unito e globalizzato, le vive in modo diverso come le viviamo noi. Vogliamo che siano quelle modalità che ci trasformano o vogliamo forse e credo in peggio su tante